sportivi. Buon pomeriggio, stanno entrando in campo le squadre del Porto Recanati e del Montefano che daranno vita a questa settima giornata del campionato di eccellenza. Queste le formazioni per il Porto Recanati: Santarelli, Cento, Gasparini, Davide, Petruzzelli, Pablo Garcia, Patrignani, Leonardi, Mercuri, Martin Garcia, Gasparini, Emanuele e Pennacchioni. Per il Montefano: Pedol, Cesari, Mengoni, Camilloni, Donati, Pigini, Palmucci, Carotti, Latini, Rossini e Marussella. Per il Porto Recanati in panchina ci sono tre riserva: Tolea, Angelici, Mandolini, Guercio, Ballarini, Ascani, Malaccari, Filippetti e Calvaresi. Per quella del Montefano: Rocchi, Durasse, Achino, Donnari, Silvestroni, Ciavattini, Bonacci, Manzotti e Galassi. Siedono in panchina dopo un lungo periodo di squalifica i due allenatori, cioè Possanzini per il Porto Recanati e Lattanzi per il Montefano. Dirige il signor Santoro della sezione di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti in linea Procentese e Leon Bruni, rispettivamente la sezione di Pesaro e di Macerata. Accanto a me c'è Enrico Costantini, col quale iniziamo appunto a dare fare un preambolo a questa partita. Diciamo che nel Porto Recanati rientra anche dopo la squalifica al centro della difesa Petruzzelli, mentre a sorpresa Achino il Montefano parte dalla panchina. Sì, Petruzzelli è un acquisto importante, io lo conosco da quando faceva l'under a Civitanova ed è un giocatore particolare, bravo nell'interdizione ma anche bravo nei colpi di testa, spesso e volentieri fa gol nei suoi inserimenti, davvero bravo. E poi il Montefano l'ho visto giocare una volta soltanto, ma aveva destato una grossa impressione contro il Fabriano Cerreto. Secondo il mio onesto parere costruisce bene fino alla tre quarti, poi manca qualcosa là davanti, da quello che ho potuto vedere in quella partita, che tra l'altro ho detto queste cose, le ho dette anche a Lattanzi in occasione delle interviste. Bene, ecco, sembra essere tutto pronto, così è infatti partita il Porto Recanati a dare il calcio d'inizio. Intanto c'è Garcia che dà a Cento, sempre Petruzzelli sul pallone. Vediamo che il Montefano è una sorta di 4-4-2, Porto Recanati invece ha sempre la difesa 3. C'è Emanuele Gasparini per Garcia e c'è la grossa parata e la rete del Porto Recanati esattamente al primo minuto. Tratta di Pennacchioni, Simone Pennacchioni, che al primo minuto, anzi al 48esimo secondo, porta in vantaggio il Porto Recanati. La rete è di Simone Pennacchioni al primo minuto. E quindi appunto questa azione iniziata da Petruzzelli, poi continuata da Emanuele Gasparini, che aveva visto Garcia libero al centro. Il suo tiro è stato respinto da Pedol, che però non ha potuto far nulla sulla ribattuta Pennacchioni, che ha realizzato e portato in vantaggio il Porto Recanati esattamente al primo minuto, con Leonardi che apre sulla destra. Sì. Sorreste, c'è il calcio, no, sembrava, cioè viene dato fischiato un calcio di punizione e non sappiamo cosa, ma era avanti il giocatore del Porto Recanati, ma non lo so, probabilmente c'è stato appunto, non sappiamo che cosa sia. Montefano, se credete, con il numero 3. Gli arancioni di Possanzini, appunto questo calcio di punizione, vediamo che calcio di punizione che viene battuta in questo istante e c'è il gol del Porto Recanati. Non abbiamo visto chi ha messo il pallone dentro, c'è stato il pallone che è sfuggito a Pedol ed esattamente al 22esimo è sfuggito e quindi c'è il gol del Porto Recanati. Del Porto Recanati che raddoppia, è stata l'azione raddoppio del Porto Recanati, c'è stato appunto il pallone sfuggito a Pedol che probabilmente si tratta di Martin Garcia, l'autore del gol che ha messo il esattamente al 21esimo minuto. E c'è il gol del Montefano. Ha realizzato appunto Pigini per il Montefano esattamente al 31esimo minuto di gioco.
gol, il gol che batte esattamente Aquino al 45esimo minuto, su da proprio un, non sembrava il portiere sulla traiettoria, ma è stato condannato da un rimbalzo. È stato condannato da un rimbalzo del pallone che ha appunto cambiato probabilmente la traiettoria, vero Enrico? E proprio in questo istante l'arbitro decreta la fine della partita. Porto Recanati e Montefano pareggiano per 2-2. Montefano che ha ribaltato, che ha recuperato due reti al Porto Recanati, che si era portato sul 2-0 nel primo tempo. Gol di Calvaresi al primo minuto, gol di Garzia nell'undicesimo ripresa, poi c'era stato al 31esimo il 2-1 da parte di Picini, e poi al 45esimo, al 90esimo, il pareggio da parte di Aquino direttamente su calcio di punizione. Da Porto Recanati è tutto, arrivederci per le prossime partite. Maurizio Gagliardini, 75 minuti gestiti molto bene dal Porto Recanati, con risultati e anche un bel gioco. Poi nell'ultimo quarto d'ora cosa è accaduto? Secondo me è il ripetersi degli errori che dall'inizio dell'anno, della stagione, commettiamo, perché a livello di gioco non è cambiato nulla anche nell'ultimo quarto d'ora. È che abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo dove l'avversario ha colpito la palla quasi raso terra, adesso mezzo metro d'altezza. E lì abbiamo perso qualche certezza. E poi è ovvio che su questo campo le palle da fermo, come abbiamo preso il secondo gol, possono essere determinanti. Però secondo me non dovevamo prendere il primo gol, dobbiamo continuare a stare attenti su queste occasioni dove noi purtroppo ripetiamo sempre gli stessi errori. Ripeto, calcio d'angolo e punizioni. Sul secondo gol magari potevamo far meglio anche lì, non commettere fallo fuori area, stare un po' attenti, però è normale che con questo campo poi ogni palla che rimbalza per terra può essere pericolosa per il portiere. Però ecco, ripeto, 75 minuti giocati in quel modo, 2-0, e tornare a casa con un punto secondo me è un peccato, ma possiamo solo recriminare sui nostri errori. Quindi dobbiamo lavorare cercando di eliminare questo tipo di errori che purtroppo si stanno ripetendo in modo costante e pericoloso. Cosa dobbiamo fare, cosa deve fare il Porto Recanati per poter appunto ovviare a questi errori? Beh, secondo me è una questione proprio di concentrazione e di personalità. Noi per il mio modesto modo di vedere forse pecchiamo un po' di personalità in alcune zone del campo e in qualche giocatore, perché ripeto, sul primo gol bastava che qualcuno avesse chiamato la marcatura, perché non è possibile non accorgersi su una palla da fermo, quindi dove ci guardiamo tutti negli occhi, vedere una persona che stava lì tranquilla da solo in aria, secondo me è un errore proprio di concentrazione e di personalità. Lì bastava che qualcuno chiamava un po' la marcatura e sarebbe finita lì, probabilmente non avremmo preso gol e magari la partita finiva anche 3-0, non lo so. Poi è normale, 2-1, le insicurezze diventano grandi e poi ci può stare, perché cioè, le partite oggi durano fino al 95esimo. Oggi è stata una partita davvero giocata con tanto cuore dai ragazzi, eravamo partiti male perché abbiamo preso un gol così, su una nostra indecisione, una buona giocata loro, ma sicuramente su una nostra indecisione. Poi secondo tempo abbiamo cercato di aggiustarci un po', cambiare qualcosina, e nel nostro momento migliore poi abbiamo preso il secondo gol su forse un'indecisione del portiere, ma credo anche che sia stato forse un fallo su di lui, quindi che va un po' a giustificarlo. Quindi sul nostro momento migliore siamo andati sul 2-0, in questo momento di classifica così precaria poteva essere un colpo del KO per chiunque, invece i ragazzi hanno reagito, ci hanno creduto, hanno provato a fare tutto quello che potevano e siamo riusciti a ottenere un pareggio per noi determinante sul piano, insomma, anche morale. Poi oggi c'è da dire che avevamo tantissime assenze perché abbiamo fatto una settimana dove non ci siamo mai potuti allenare insieme e soprattutto abbiamo recuperato dei giocatori solo all'ultimo secondo e tanti altri ne avevamo fuori, da Gigli, da Aquino che è entrato ma non aveva sicuramente la partita sulle gambe, da Bonacci che non giocava dalla finale dell'anno scorso e che ha ancora dei problemi. Insomma,
tante difficoltà che però abbiamo cercato di sopperire a tutte queste difficoltà con tanto impegno, con tanto cuore. I ragazzi, credo che oggi gli ho chiesto appunto di fare una partita meno tattica forse, ma con tanto più agonismo, e ci sono riusciti, secondo me.